conoscenza delle biblioteche che ci sono. Quindi è stato anche il mio impegno far conoscere questa antologia bellissima con il premio, primo premio di Milena Pedrarca, presidente internazionale dell'Associazione Magna Grecia Latina a New York e anche presidente Regione Campania della Dila e vicepresidente del Messico. Quindi faremo altre cose molto importanti, perché lei vuole aprire anche il museo a Pozzuoli e della sua famiglia, perché la mamma di Milena Pedrarca è stata una grande artista che ha scoperto grandi talenti come Sofia Lore, Cannacciolo ed altri artisti. E io sono orgogliosa perché Milena era un po' diffidente dall'inizio, ma adesso ci ha messo anche lei l'anima, perché Bruno è vero, cioè, è circondato da donne, ma noi lo amiamo perché è un uomo che merita, ho preso anche la moglie e Roberta Danizza. E siamo felici e orgogliosi di far parte di questa associazione di là. Io ci spenderò ancora di più con Dale, perché Dale fa tanti sacrifici venendo dall'Algeria. Quindi come ricompensarla? Anche con le prove tangibili, parlando agli amici. E quindi ci impegneremo a fare altre cose molto importanti. Ora, cosa devo dire? Liga La Pisca l'anno scorso ha vinto il premio per le arti grafiche con il suo premio Antologia Artisti, una pagina è un'emozione. E poi devo dire anche di Chiara Poponi, che è una grande artista che mi ha fatto, l'ha fatto conoscere insieme a Liliana Manetti, che è molto brava, poi devo ringraziare anche Alfonso Tagneo, Lucia Fusco, che abbiamo un bel gruppetto che non sono potute venire, porto anche i loro saluti, perché venire da Milano non è facile, però loro lavorano in silenzio e collaborano con la Dila, in varie parti d'Italia, anche di Angela Di Buono, che ci sarà con noi, presidente dell'associazione la Pulce Letteraria dall'Altepigna, con cui collaboro, quindi con Pasquale Franceschetti. Faremo questo Nusib, perché è molto importante, dobbiamo collaborare insieme. Io parlerò con loro e mi impegnerò. Ora mi vorrei soffermare a parlare magari dell'emozione, perché abbiamo fatto un grande passo avanti. Avere Ceroli con noi, Adriana Ceroli, non è stato facile. Ma noi, grazie a Bruno che ci sa fare con gli amici, abbiamo questa grande, anche quest'anno, questa grande antologia. E devo ringraziare lui per il premio, la vera amicizia, perché l'ho dedicato a due grandi personaggi del cinema, location manager, Sir Gianni Luigi e Raffaele Walter Poli. Sono dei grandi artisti che hanno lavorato con Massimo Troisi, quindi ringrazio loro.